Nel campionato di Serie C maschile la Ius, allenata da Fabrizio Sabatini, ha superato con un perentorio 3-0 i cugini foianesi, conquistando il derby provinciale, sempre denso di significati sportivi e agonistici. Alla distanza la maggior classe tecnica individuale dei padroni di casa ha fatto sì che la partita fosse poco più di un allenamento in vista del derby stracittadino con il Volley Arezzo, che attende nel prossimo turno i ragazzi del presidente Riccardo Lazzarelli al Pala Itis. Un derby delicatissimo per le Furie Rosse che a 4 turni dal termine del campionato possono ancora trovare lo sprint per superare al photo finish Prato e Sales in una finale incandescente e imprevedibile. Grande coach Fabrizio Sabatini, una sfida nelle sfide, chiaramente non sembrava scontato il risultato perché il Fogliano è apparso tonico e c'è stato qualche calo di tensione dei tuoi ragazzi, però chiaramente non c'è stata storia oggi. Allora, i valori tecnici sono senz'altro superiori da parte nostra. È chiaro che essendo una partita che riveste carattere di derby e oltretutto all'andata c'era stato qualche screzio, è chiaro che anche loro hanno giocato un pochino più agguerriti. Noi un pochino di calo di tensione c'è stato e comunque secondo me il risultato non è mai stato in discussione. Ed ora un finale, diciamo sì, al photo finish, in quanto ci sono due squadre e noi abbiamo tre turni con in mezzo due derby stracittadini, Volley Arezzo e Cortona praticamente, quindi è facile sulla carta, però c'è lo scontro diretto qui in casa con la Sales che potrebbe essere determinante, quindi invitiamo il pubblico a intervenire numeroso perché sarebbe lo scontro dell'anno. Sì, però la partita con l'Arezzo, ma anche Etruria non la ritengo facile perché sono ragazzi validi, qui ci hanno messo in difficoltà notevole, vincevano 2-0, quindi andiamo in casa loro e sarà una partita difficilissima. Poi dopo c'è la Sales che in effetti riveste carattere estremamente importante perché speriamo sia uno scontro diretto per andare nei playoff.